Ciao ragazzi, eccoci qua col primissimo sneak peek. Mi raccomando ragazzi, carichissimi, che adesso andiamo a vedere questo primo sneak peek di oggi. Questo primo sneak peek, ragazzi, ha un contenuto un po' inferiore rispetto ai prossimi sneak peek. Quindi mi raccomando ragazzi, pollicione in su per lo sneak peek numero 2. Mi raccomando, supportatemi e attivate la campanellina per restare sintonizzati e ricevere la notifica velocissima, proprio velocissima, quando carico i prossimi sneak peek. Ragazzi, primo sneak peek dell'aggiornamento, eccolo qua, lo state già guardando, avete già capito di che cosa si tratta. Abbiamo due nuovi slot per i nostri deck. Idea quindi accettata dalla Supercell, dalla community, meglio dire, accettata dalla Supercell. Quindi cosa significa? Che avremo due nuovi spazi per creare due nuovi deck. Il che è interessante perché sicuramente ci aiuterà a poter avere una maggiore scelta del nostro mazzo e chiaramente poter salvare ulteriori mazzi, quindi è già una cosa molto molto positiva. Questa funzione di avere quindi due nuovi slot, però signori, però, si può sbloccare dal livello 8, quindi dovete essere minimo livello 8 per avere la possibilità di avere il quarto e il quinto slot, ok? Ma non si parla solamente di questa cosa qui per questo primo sneak peek, ragazzi, perché leggo qui che abbiamo la possibilità adesso nella lista degli amici di aggiungere amici, ragazzi, direttamente all'interno della lista. Finalmente, signori, è arrivata la funzione, quindi potremo invitare amici direttamente quindi nella nostra lista. Avremo la possibilità anche di aggiungere amici, ragazzi, direttamente nel clan, e questa è una cosa veramente molto molto interessante. L'altra novità, ragazzi, è che il clan si sblocca dal livello 1. La possibilità di entrare in un clan adesso dal livello 1, ok? Ma le donazioni, attenzione, potremo donare carte, quindi la funzione di ricevere e donare carte, però solo dal livello minimo 3. Ok? L'altra grandissima novità, signori, è quella di poter finalmente copiare i deck direttamente dalle battaglie, come quelle condivise nel clan, e anche dalla TV Royale. Qui abbiamo un esempio, quindi andiamo su informazioni e possiamo, signori, copiare, come in questo caso, il deck direttamente in un nostro slot. E questo è per quel che riguarda questo primissimo sneak peek. Fatemi sapere se vi piace questa idea, quindi di avere nuovi slot, qua sotto nei commenti. Mi raccomando ragazzi, attivate la campanellina, restate sintonizzati, iscriviti se non sei ancora iscritto, un pollicione in su e ci vediamo al prossimo sneak peek. Ciao signori!